è stato Dario Salvatori ad aprire l'edizione 2017 dei Giovedì Rossettiani. Il giornalista, scrittore, critico musicale e presentatore radiofonico ha dialogato nella Pinacoteca di Palazzo Davalos con Gianni Oliva, direttore del Centro Europeo di Studi Rossettiani, e con Umberto Bultrighini, musicologo e docente all'Università d'Annunzio. Al centro dell'attenzione c'era il suo volume, il Salvatori 2017, dizionario della canzone in due volumi. È un dizionario della canzone, non soltanto italiana ma internazionale, dizionario della canzone, non dei dischi, che sono due cose molto diverse. La canzone c'era prima del disco e adesso che il disco non c'è più, la canzone c'è ancora. Quindi già questo ci dovrebbe far riflettere, no? E quindi ci sono in questi due volumi 16.000 canzoni di tutti i tempi e di tutte le nazionalità raccontate da me una per una, ovviamente con aneddoti, curiosità, analisi biocritiche, insomma tutto quello che si può immaginare, credo con un certo approfondimento. Opere di questo tipo non c'erano perché neanche all'estero, perché ci sono quei libri molto più sottili di questo, dove ci sono, che ne so, i 100 dischi, le 100 canzoni oppure le canzoni da ascoltare prima di morire, ma siamo nell'ambito di 100 e poco più. 16.000 onestamente non l'ha mai fatto nessuno. Io mi sono ispirato un po' ai libri del cinema, quelli Morandini, Mereghetti eccetera, che escono da 20 anni, ecco, quelli più di 20 anni, e stanno a 22.000, 24.000, e io in 4 anni sto già a 16.000, perché io ogni anno metto un 1.000 new entry, così non hai la sensazione di avere nelle mani una cosa che è la ristampa dell'anno precedente. Ogni anno io ho 1.000 dentro, per cui metto tutte le nuove Sanremo, tutti i nuovi tormentoni, tutti i nuovi dell'estero, quindi più o meno 1.000 ce le metto. È un mondo internazionale, è assolutamente sterminato. Io ideologicamente parto dal 500 con le Vinalelle, l'età muriale eccetera, però il grosso del corpo di questo libro è il 900 fondamentalmente, no? Poi naturalmente ho messo anche l'operetta, anche cose che hanno un riferimento con qualcosa, qualche pezzo di jazz che possa avere un riferimento con chi segue il pop e addirittura la musica leggera, e poi ovviamente le novità, questo è principalmente, no? E devo dire che sono soddisfatto, insomma, perché è diventato sicuramente un libro per gli addetti ai lavori. Pensiamo ai game show, a tutte le radiofonie, alle playlist eccetera, e poi spero un libro sicuramente di consultazione, ma anche di lettura, perché no. Salvatori non si è poi sottratto ad un passaggio su quelli che potranno essere i tormentoni estivi dell'estate 2017. I temi su cui si basa per i tormentoni sono sempre quelli, e cioè la lingua spagnola o messicana o comunque latina, perché fa ridere. E allora, non so, ecco, i ricchi e poveri, che erano quasi, insomma, sono rimasti in due, quindi è così, hanno già lanciato una canzone in spagnolo che dovrebbe essere uno dei tormentoni. È un po' difficile perché loro, insomma, sono quasi fuori mercato, però ti fa vedere che sia vecchi che nuovi, lo spagnolo lo tocca sia Alvaro Soler, che è realmente spagnolo, sia i ricchi e poveri, che per avere un rilancio fanno quello. Infine anche un passaggio su quello che è il mondo radiofonico, con l'attuale concentrazione di radio nelle mani di alcuni gruppi editoriali. Ma sai, là si cerca di respingere un attacco del gruppo RTL, che pure è una concentrazione, addirittura ne ha lançate 2 o 3 nuove, insomma. Playlist quindi, tutte uguali però alla fine. Sì, sono 40-50 canzoni che girano ininterrottamente tutto il giorno, e hanno creato questo atteggiamento da chi è dentro e dentro, chi è fuori e fuori. Si può interrompere questo circolo vizioso? Con il coraggio si interrompe, perché il mondo pubblicitario è un po' crollato, quindi insomma si deve interrompere con coraggio e con una predisposizione ad ingaggiare persone che vanno al microfono e che ne sanno un po' di musica, perché voi sapete che quelli che sono al microfono non sono loro, è il marketing che sceglie la scheda, e questo non è proprio esaltante, no? Si chiamano radio commerciali, non a caso, però non esageriamo, insomma.